Matteo Baiocco, nuova M2 Racing. Matteo, oggi secondo nel warm up, parti in terza fila, come te la senti? Ma è stato un bel warm up, avevamo molte cose differenti sulla moto rispetto a ieri e devo dire che è andata abbastanza bene. Posso fare molto di più, però le sensazioni sono state buone. Staremo a guardare un po' il meteo, ma per quanto riguarda il lavoro fatto da ieri a stamattina sono fiducioso. Parlando di ieri, gara 1, un quarto posto, che ne dici? Ma pensavo di inserirmi nel gruppo per il podio perché avevo quasi preso il secondo e il terzo, poi ho dovuto mollare perché ero un po' al limite con la moto e era un po' troppo. Inizio, ho già fatto uno zero a Misano, non volevo fare un altro zero che il Mugello e era importante comunque un piazzamento per la classifica. Il campionato è corto ma comunque ci sono tante gare e intanto è importante portare a casa almeno quel quarto posto. Il feeling con la moto è buono, la preparazione è ottimale? Ma sì, diciamo che sta migliorando di volta in volta perché abbiamo fatto pochi test invernali, un po' perché la squadra è molto impegnata con la Superstock, un po' perché io ho preso con i test della MotoGP, abbiamo fatto pochi test, abbiamo un po' sottovalutato l'inizio del campionato sinceramente e stiamo arrivando e speriamo di metterci a breve nel gruppetto davanti per lottare a vincere. Andrea Mantovani, nuova M2 Racing. Ieri sesto in classifica, in gara 1, com'è andata? Ieri è stata una gara difficoltosa, soprattutto le prime fasi, perché con la gomma nuova non eravamo a posto. Purtroppo questo weekend un po' incerto non ci ha permesso di provare soluzioni con la gomma da gara, però comunque ho cercato di stare tranquillo, di difendermi e alla fine mi sono un po' assestato da metà gara in poi. Poi me la sono giocata con il BMW, purtroppo il rettilineo non riuscivo a superarlo, però va bene, dai, apprezzo tantissimo il lavoro che ha fatto la squadra per me e quindi oggi vediamo oggi, dai. Oggi un warm up, dodicesimo posto, dodicesimo tempo, però partenza in seconda fila, cosa ne pensi? Allora, di questo dodicesimo posto un po' lo sapevo perché abbiamo provato delle cose nuove per cercare di migliorare l'assetto della moto nel warm up e quindi dovevo andare dentro un po' con le pinze. Adesso vediamo se questo assetto nuovo ha portato i suoi frutti e poi dopo partiamo in seconda fila, vediamo di partire il meglio possibile e poi dopo ce la giochiamo, dai, come ieri. Pietro Caprara, responsabile tecnico nuova M2 Racing, per quanto riguarda la preparazione delle moto, che cosa è cambiato tra ieri dove abbiamo avuto un quarto posto e un sesto posto e oggi che torniamo in pista con una seconda fila e una terza fila? Fondamentalmente il bilanciamento delle moto, perché ieri abbiamo avuto delle ottime informazioni e purtroppo la prima parte di gara hanno accusato entrambi i piloti un discreto gap rispetto al leader, diciamo, e per cui oggi abbiamo fatto gli interventi nel warm up, anche se le condizioni sono un po' diverse proprio a livello di bilanciamento delle moto, cercando di avere un po' più di grip sul posteriore, un po' più di trazione e favorire anche comunque l'inserimento in curva e il bilanciamento, come ripeto, dalla moto stessa, cercando di migliorare il passo. Con Matteo stamattina abbiamo avuto delle ottime informazioni, con Andrea abbiamo fatto una scelta diversa, più conservativa, utilizzando le gomme delle coperture usate, però le sensazioni comunque sono buone. Tempo variabile, ancora non sappiamo se sarà asciutto o bagnato, qual è la strategia di gara? La strategia di gara al momento è basata sull'asciutto, siamo pronti chiaramente anche in caso di bagnato e anche in condizioni miste con le coperture adeguate. Ti ringrazio Pietro, ci sentiremo magari dopo la gara per fare un po' un punto della situazione. Grazie ancora. A voi.